Un saluto agli amici di Mitico Snake e soprattutto un saluto agli amici della rubrica Mitico Rubik. Allora, questo sarà un video un po' diverso dal solito da quella che è la rubrica del Mitico Rubik, perché non ci saranno né video recensioni né video guide, ma ci sarà una video solve collettiva. Video solve collettiva vale a dire che io andrò a risolvere 4 dei miei cubi di Rubik che utilizzo principalmente, ovvero il 2x2, 3x3, 4x4 e il 5x5. Devo dire che gli allenamenti su di questi 4 cubi di Rubik si fanno sentire e come devo dire che sono riuscito a migliorare i miei tempi. Io direi bando alle ciance e di andare al banco subito dopo la sigla. Allora, carissimi amici di Mitico Snake e carissimi amici di Mitico Rubik, come detto nella intro di questo video, voglio portarvi una mia solve collettiva e farvi vedere un po' i progressi per quanto riguarda gli allenamenti che sto facendo negli ultimi tempi sui vari cubi di Rubik. Qui abbiamo il 2x2, 3x3, 4x4 e il 5x5. Allora, io già ho eseguito i relativi scramble, non li ho fatti durante il video proprio per evitare che venisse troppo lungo, quindi li tengo qui sul banco già mischiati. Adesso me li vado ad ispezionare e proprio qui di fronte a me potete visualizzare l'andamento del cronometro. Allora, voglio dirvi che questo video non sarà in nessun modo accelerato, ma sarà tutta la mia velocità nell'eseguire i cubi di Rubik, quindi non sarà accelerato in nessun modo, da premettere questo perché alcuni credono che sia un video accelerato. Allora, io me li vado ad ispezionare uno ad uno. Durante la solve parlerò poco perché poi starò impegnato durante la risoluzione di questi 4 cubi di Rubik. Allora, il 2x2 è a posto, diciamo che è messo abbastanza bene. Vediamo il 3x3. Sì, anche lui è messo molto bene. Ok, perfetto. Vediamo il 4x4. Ok, anche 4x4 è messo abbastanza bene, non ci possiamo lamentare. 5x5, sì, anche lui è messo abbastanza bene, quindi già ho individuato il colore da cui partire. Perfetto, allora io direi che siamo pronti. Vediamo un altro po'. Ok, allora 3, 2, 1, via.
Ecco qua, amici di Mitico Snake, beh, diciamo che i progressi sono niente male e ci ho messo meno di 6 minuti, più o meno quella è la tempistica. Prima ci mettevo attorno ai 8-9 minuti per risolverli tutti e quattro. Vabbè, poi ho fatto un po' di allenamento con 5x5 e sono scesa di sotto dei 4 minuti. Carissimi amici di Mitico Snake, siamo arrivati alla fine di questo video e carissimi amici del Mitico Rubik, come avete potuto vedere io sono arrivato al di sotto dei 6 minuti, infatti il mio obiettivo era quello di scendere al di sotto dei 6 minuti e 30. Qualche tempo fa, quando ho iniziato a risolvere 5x5, che solo lui impiegava attorno agli 8-9 minuti perché stava agli inizi, adesso con il 5x5 sono sceso anche al di sotto dei 4 minuti. Poi ovviamente dipende dai casi, perché riesco a stare alcune volte anche sotto ai 3 minuti e 30. Allora, parlando un po' dei tempi singoli sui cubi di Rubik, 2x2 varia dai 10 ai 15 secondi. Poi dipende dai casi, alcune volte sono sceso anche sotto i 10 secondi. Il 3x3 varia dai 30 ai 35 secondi, però sempre in base ai casi che mi capitano riesco a stare anche al di sotto dei 30 secondi. Il 4x4, se non fosse per i casi di parità sull'OLL e sul PLL, devo dire che starei sempre al di sotto del minuto e 30, però devo dire che più o meno le tempistiche sono quelle, 1 minuto e 30, 1 minuto e 40, poi ovviamente dipende dai casi riesco a stare anche sotto al minuto e 20. Il 5x5 la stessa cosa, se non fosse per quell'unico caso di parità che si presenta sullo spigolo, beh, devo dire che io starei sempre al di sotto dei 3 minuti e 30, però vabbè, devo dire che per quanto riguarda il 5x5 anche di esso sono soddisfatto, perché i miei tempi variano dai 3 minuti e 20 ai 3 minuti e 40, alcune volte 4, perché poi magari sono stanco, non riesco a risolverlo, ma vabbè, questo è tutto un altro discorso. Allora, io ho finito questo video, ho risolto i miei 4 cubi di Rubik, adesso qua in basso nei commenti aspetto di sapere la vostra e fatemi sapere che ve ne pare della mia video solve collettiva. Voglio dirvi anche un'altra cosa, che questi cubi di Rubik qua io li ho risolti al momento con metodo a strati, sto cercando di imparare anche il metodo Friedrich e al momento non lo voglio portare ancora sul canale perché non mi sento ancora pronto. Allora, dicevo, fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti, cosa ne pensate di questa video solve collettiva, e anche magari qualche speedcuber che vedrà questo video mi faccia sapere la sua. Oltre a questo, lasciate tutti i vostri pollicioni in su, perché a me fa molto piacere, per voi è gratis ma a me aiutate molto. E che dirvi, ve lo dico sempre al fine di ogni mio video, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e fatelo immediatamente, perché ci tengo tanto, mi aiutate a crescere. Attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividete questi video perché mi aiutate davvero molto. Un'altra cosa che voglio dirvi, che sono presente anche su Instagram, ve lo ricordo all'animazione che sta qua in basso, ma vi lascio tutti i link ai miei social qua in basso nella descrizione. E noi ci vediamo sempre qui domenica mattina con un nuovo video qui sul canale. Ciao!